Turismo globale che punti sulle specificità locali in ambito regionale e territoriale, con la creazione di brand che possano rendere riconoscibili nel mondo le Marche e il Fermano. È stato questo il focus del convegno che Confcommercio Marche Centrali ha voluto durante il Festival di Tipicità presso il Fermo Forum. I risultati esaltanti del 2022 in ambito turistico, con oltre 2.500.000 arrivi per 11.376.000 presenze, un primato mai registrato neanche prima della pandemia, devono essere affiancati da nuove strategie. Gli attori del comparto si sono confrontati con istituzioni e personalità del mondo economico locale per delineare i nuovi scenari di settore. Dopo i saluti di apertura da parte di Comune, Camera Marche, Provincia, Seconda Commissione Regionale, che hanno espresso grande apprezzamento per l'iniziativa, l'apertura dei lavori è stata affidata al presidente di Confcommercio Marche Centrali, Giacomo Bramucci, che ha introdotto i temi sul futuro della promozione marchigiana. Sì, forse è proprio questa la chiave di sviluppo per questo territorio, fare squadra, perché le bellezze su questo territorio sono tantissime, bisogna solo metterle all'interno di un sistema, all'interno di uno schema che sappia proporre con un'unica voce, con una grande voce, anche in mercati lontani, quelle che sono le bellezze che guidano poi alla visita, alla riscoperta, al rilancio di un territorio come questo. A moderare l'incontro è stato Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche Centrali, che è partito dalla reputazione turistica di cui la regione gode, in forte crescita, una tendenza positiva che va sfruttata, esaltando le specificità dei territori. Diciamo che deve trovare una sua identità, infatti oggi abbiamo aperto un laboratorio di idee per lanciare anche un ragionamento sul brand e farlo coincidere, questo brand del Fermano, con un concetto più generale legato alla promozione marchigiana. Tant'è vero che ne parleremo con Bruschini, il nuovo direttore dell'ATI, per capire come si promozionerà le Marche e come all'interno di questo progetto di promozione viaggerà i flussi sul Fermano. Dopo la pandemia ci sono stati sicuramente dei cambiamenti sul versante turistico. Quali sono i nuovi canali a cui spingere in questo momento? Allora, noi abbiamo avuto un 2022 eccezionale, una stagione meravigliosa, legati soprattutto ai flussi italiani, proprio per il Covid. Adesso il Covid ci sta lasciando finalmente e dovremo cominciare a rimpiazzare quei flussi italiani che mancheranno con i flussi stranieri. Pertanto creare un'immagine, un brand adeguato per colpire i flussi stranieri che devono arrivare nel nostro territorio, che sicuramente potranno venire e accedere con l'accoglienza che ci sono dei nostri sia albergatori sia operatori dei villaggi e dei B&B. Direttore dell'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche, Marco Bruschini, ha puntato l'accento su una forte strategia di comunicazione che affianchi la qualità dell'ospitalità marchigiana, che deve ai grandi numeri della bella stagione poter far corrispondere presenze e flussi durante tutto il corso dell'anno. Devo dire che sono rimasto veramente colpito dalla grandezza di questo salone e anche dal posto dove viene fatto. Questo significa che nelle Marche abbiamo delle strutture in grado di fare questo tipo di eventi, in grado di svolgere un ruolo fondamentale anche nel turismo congressuale. Secondo lei qual è la peculiarità del Fermano rispetto alle altre quattro province marchigiane? Ma sicuramente l'aspetto culturale. Io non ero mai stato a Fermo, sono stato 3 giorni a Fermo, l'8, il 9 e il 10 dicembre, e ho scoperto una città fantastica che veramente ha una grande delle grandi eccellenze culturali, che vanno dai quadri meravigliosi, penso a Rubens, alla Sala del Mappamondo, ma tutta la struttura proprio della città e anche la presenza di molti imprenditori della ricettività che hanno comprato palazzi storici, li hanno ristrutturati e li offrono al discorso ricettivo anche per ampliare
la possibilità di andare a colpire un turismo alto spendente, che è l'altro pezzo di turismo che manca nella regione. Villaggi Marche, coordinamento B&B del Fermano, ATAF Federalberghi e gli amministratori locali hanno risposto con sinergia di intenti alle possibilità emerse nel confronto voluto da Confcommercio, che ricopre un ruolo chiave in ambito turistico. Noi, avendo al nostro interno tantissime anime rappresentative dell'accoglienza, riusciamo a fare sintesi su dei progetti trasversali, e in fondo è proprio questo il nostro plus, perché dal ricettivo all'alberghiero, alla ristorazione, a tutto ciò che ruota intorno all'accoglienza, noi siamo presenti. Al nostro interno si raggiunge la massima espressione di questa economia della regione, e quindi quando si tratta di creare percorsi intrasettoriali è lì che facciamo valere tutto il nostro peso, la nostra esperienza, e ci crediamo in questo progetto. We'll be right back.